Buonasera, ho seguito il vostro consiglio, quindi stasera niente aerei, niente macchine, giustamente mi fate notare, certo, se fai il video per strada le macchine passano, il problema è che ieri sono passate tutte nello stesso momento, perché non è una strada trafficatissima quella in cui ho fatto il video, per quello che avevo sottolineato la cosa. Allora, Pogba, intanto oggi ha effettuato le visite mediche, vi faccio vedere un po' di queste immagini, non ero presente, ringrazio quindi il collega Giovanni Albanese che me le ha fornite, mentre io parlo, infatti lo vedete sia al momento dell'arrivo che è andato subito dentro, giustamente perché doveva fare le visite, poi una volta uscito si concede ad autografi, selfie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mentre vedete queste immagini vi dico che sarebbe arrivato addirittura un rilancio di 150 milioni da parte dell'Al-Ahli, che poi in realtà, voi sapete, là viene fatto tutto dal governo, poi vengono smistati i giocatori e varie squadre. Però comunque 150 milioni per 3 anni, se è una cifra confermata, beh, insomma, i conti si fanno presto. Non sono difficili, non c'è bisogno di usare la calcolatrice, sarebbero 50 milioni netti l'anno per 3 anni. È una cosa completamente fuori mercato, assolutamente fuori mercato per un giocatore che ha avuto tutti i problemi fisici che ha avuto lui. E questo mi permette anche di rispondere a chi ha sottolineato il fatto che per Milinkovic-Savic è stata pagata la cifra di 40 milioni, mentre per Pogba i milioni offerti a lui sarebbero 10. Ragazzi, Milinkovic-Savic è vero che va a scadenza l'anno prossimo, ma altrettanto è vero che stiamo parlando di un 28enne che di infortuni non ne ha mai avuti. Quanto a Pogba, stiamo parlando di un trentenne, quindi 2 anni in più, che qualche infortunio ultimamente lo ha avuto, per usare un eufemismo, ed è quindi normale che il prezzo del suo cartellino sia diverso. Perdonate l'interruzione, no? Siamo raggiunti in questo periodo su tutte queste telefonate spam di varie compagnie telefoniche, energetiche, eccetera, che ti propongono i loro contrattini, oppure tu rispondi e parte la voce registrata, non le sopporti. Io metto giù, ho un'applicazione che mi dice se sono spam, se sono reali, eccetera. E quindi andare, fare metri. Va bene, riprendiamo il video. Quindi dicevo, c'è una bella differenza tra un giocatore integro fisicamente e di 28 anni e uno che invece di anni ne ha qualcosa di più, due, non tantissimi, ma che ha mostrato segni di cedimento fisico. Poi è vero, a Savic gli danno un contratto di 3 anni, 20 milioni netti all'anno, Pogba a quanto pare 50, ma fermiamoci pure ai 30, anzi 33, 33, 33, come non ci resta che piangere. Ma perché? Perché Pogba ha un'immagine a livello mondiale ben più pregnante di quella che ha Milinkovic-Savic, no? Cioè nel mondo, secondo me, è più conosciuto Pogba o Milinkovic-Savic, per il solo fatto di aver giocato già una volta nella Juventus, aver giocato nel Manchester United ed essere tornato alla Juventus, è evidente che ha più immagine a livello mondiale di un giocatore che ha giocato praticamente solo nella Lazio, 8 anni di Milinkovic-Savic. Ecco che si spiega questa disparità e questa differenza di trattamento. Però Pogba, a quanto mi risulta, continua a dire no, continua a dire di no. Fortemente determinato a rimanere alla Juventus, vuole prendersi le sue rivincite e quindi il lavoro per Giuntoli sarà molto difficile, però di tempo a disposizione ce n'è. Poi, questi sono i fatti che io vi riferisco. Dopodiché, se devo esprimermi personalmente, io dico che a Pogba un'altra chance la darei, ma ve l'ho già spiegato altre volte, ve l'ho già detto altre volte, io sono di questa idea. Ma qui sto riportando esclusivamente dei fatti. Il discorso dei soldi, degli ingaggi e quant'altro, mi permette anche di rispondere ad una domanda molto intelligente che mi è stata fatta da uno di voi e che mi dice: scusami, Balza, tu hai detto che Savic passa dai 4 ai 20 o ai 30 milioni, quello che
Ma uno che ne guadagna 4 è povero e uno che ne guadagna 30 è ricco? No, chiaramente tutti e due sono ricchi. Ma un'altra cosa che vi ho sempre detto, e ti ringrazio per la domanda, un'altra cosa che ho sempre detto è che noi siamo abituati a ragionare in un modo, noi comuni mortali, cioè secondo determinati parametri. Ok? Il calciatore ragiona su altri parametri, per cui per il calciatore è vero che sta benissimo che guadagni 4 e guadagni 30, ma poter guadagnare da 4 a 30 fa una bella differenza. È nella sua logica, che non ha niente a che vedere con la nostra, sia chiaro, non ha niente a che vedere con la nostra. Lui è ricco sia che guadagni 4, sia che guadagni 30. Per noi è diverso. Guadagnare, faccio per ipotesi, 400 euro al mese o 4.000 euro al mese. È differente la cosa, no? È ben differente. Oppure 400 euro al mese e 2.500 euro al mese. Fa differenza. Per un calciatore passare da 4 milioni a 30 non fa differenza, ma c'è l'ambizione comunque di guadagnare di più. E poi è anche vero, bisogna sottolinearlo, visto che loro hanno questa possibilità, è chiaro che se Milinkovic Savic avesse accettato, per dire, anche l'offerta della Juve, che non poteva andare sicuramente oltre 6 milioni, la sua vita si sarebbe svolta in un modo: 6 milioni per 3 anni, 6 per 3, 18, 20 o 30, che siano, diciamo pure 20, 20 milioni all'anno sono 60 milioni. Ti permettono non solo di vivere, diciamo, di rendita a te, ma anche alla futura generazione. Quindi un calciatore fa anche tutto questo tipo di discorsi che, ripeto, per noi comuni mortali sono completamente al di fuori di ogni senso. Poi lo so che possono essere offensivi per chi lavora in fabbrica, per chi si fa un mazzo così e suda dalla mattina alla sera. Ma purtroppo, se noi dovessimo cadere ogni volta in questo tipo di discorso, tutti gli altri dovrebbero cadere alla base. E allora di cosa stiamo parlando? Certo che è così, però c'è chi è nato con delle doti, c'è chi è nato con altre, c'è chi è nato con delle possibilità, c'è chi è nato con altre. Non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali ed è normale che ci siano queste differenze, così come è normale che uno si possa indignare per certe cifre percepite da altri. Però il calcio è questo. Se il calcio è arrivato a questo, ragazzi, la colpa è di chi? Di tutti noi, eh? Voi tifosi, noi operatori, loro che lo giocano, le società che chiedono soldi alle televisioni, le televisioni che glieli danno. Perché? Ma perché il calcio è un fenomeno assoluto, specialmente in Italia. È il primo sport per eccellenza, per distacco netto su tutti gli altri. Ed è così un po' in tutto il mondo. Va bene. Lasciamo stare il Nord America, dove c'è il baseball, dove c'è il basket, dove c'è il football, eccetera. Però a livello mondiale questo è il calcio ed è normale che si creino queste differenze. Diciamo che questa sera sono stato anche un po' filosofico nelle mie affermazioni. Restiamo alla stretta attualità, quindi Pogba a quanto pare resta, su Coop Miners c'è effettivamente un interessamento della Juve. Dopodiché, ragazzi, stiamo qui a seguire passo per passo, giorno dopo giorno, tutto quello che succederà. C'è da dire che siamo entrati nella prima settimana di lavoro della Juventus e non c'è in questo momento sentore di un affare in entrata o in uscita a breve scadenza, il che mi fa pensare che la Juve stia anche aspettando l'esito, o meglio, la decisione di Ceferin sulla partecipazione o meno alla Conference League, ma si va verso il no. Iscrivetevi al canale e ci vediamo domani.